Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Oggi parleremo del come fare, ma soprattutto di quello che Tessiland ha studiato in una linea di patchwork. Sono più di 48 articoli che voi potete trovare sul sito Tessiland di questa nuovissima linea patchwork che sicuramente può essere anche una bellissima idea regalo. Ma andiamo a vederla nel dettaglio. Vediamo quindi nel dettaglio cosa contiene questa scatolina, questa busta, questo elemento per fare il patchwork. Prima di tutto, all'inizio di questo patchwork voi troverete questa imbustate e alcune nelle scatole dove sono riportate le misure. Come in questo caso è un sacchettino portaoggetti da 7,5 per 10,5. Ma vediamo all'interno cosa contiene. È una pratica bustina che voi potete aprire e poi magari anche richiudere quando il lavoro non lo avete ancora terminato. Ma vediamo nel dettaglio cosa contiene. Ecco qua. All'interno troverete prima di tutto questa brochure, dove ci tengo a farvi notare che all'interno c'è il materiale, le osservazioni che riguardano appunto quello che bisogna ripetere come cuciture nel caso ci siano dei punti particolari. In più c'è anche i punti e ricamo che vi fa vedere nel dettaglio sia la dicitura del punto, come in questo caso punto comune, ma anche come viene effettuato. All'interno troverete anche gli esempi di taglio e come si applica dopo che avete tagliato. E se girate all'interno, eccolo qui, in base a tutte le sezioni potete trovare passo per passo gli step che devono essere effettuati per poter realizzare il vostro patchwork. Ma vediamo cosa contiene il patchwork. In questo caso, e vi faccio vedere che questa davvero è una chicca, troverete i tessuti che, come vedete, c'è proprio scritto sopra tessuto interno, quindi questa sarà la parte interna del vostro patchwork dove ci sono i tagli, dove voi dovete effettuare qui il taglio e qui l'impuntura. Come vedete c'è sia la parte interna che la parte esterna. In più sono dettagliatamente riportati questi segnettini che sono quelli appunto per fare il ricamo, quindi molto molto semplice e non si può sbagliare. In più vi è un'altra cosettina, come in questo caso dell'orecchio. Apriamo questa bustina e trovate all'interno il cartamodello con le linee di riferimento per le cuciture e le linee di riferimento per il taglio. Come vedete, questo è il pezzettino dell'orecchio che va qui in questo modo, che viene tagliato su quest'altro pezzo di stoffa. Ma non finisce qui, perché oltre a tutte le parti, all'imbottitura, al taglio, all'interno trovate anche tutti gli accessori che serviranno per realizzare il vostro patchwork. In questo caso c'è addirittura il pezzettino di cordino che va per richiudere questa bustina, i fili che servono per cucire, la penna che serve per segnare nel caso avete bisogno, gli spilli e gli aghi, c'è davvero di tutto. E qui in un'altra bustina trovate anche gli accessori che sono quelli di applicazione, come il nasino, eccolo qua, guardate, 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 eccolo qui, dove c'è il nasino, vediamo se si vede bene, e anche il filo per il ricamo. Insomma, davvero un kit completo.
I vari articoli che voi potete trovare sul sito, che lo trovate su Arti Creative e poi c'è Patchwork, ci sono più di 48 articoli suddivisi in varie tipologie, dai punti e spilli alle borse e borselli, ai portocchiali, ma vediamone anche qualcuno. Come avete visto, questo era il gattino. Poi ci sono i puntaspilli a forma di zucca, oppure la mela o la gallina. Ve ne faccio vedere qualcuno, questi non sono solo questi, ripeto, sono 48. Poi c'è la sezione dei borselli, come vedete sempre un borsellino fatto in 10,5x2, qui c'è anche la larghezza per 12. Poi ci sono altre tipologie di borsellino, ma non finisce qui. Abbiamo anche, ecco qui, e qui davvero si vede lo studio di questi due, di questi prodotti del Patchwork. Come vedete, abbiamo le presine per mano destra e per mano sinistra, quindi davvero molto molto curato nel dettaglio. I portachiavi, i portamoneta in tutte le varie salse e tipologie, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Poi, per andare un po' più sulla parte del, diciamo, un po' più complicato tra virgolette, troviamo queste scatoline, eccole qua, che sono delle scatoline che sono anche una bellissima idea regalo, dove le potete trovare. In questo caso, ad esempio, è un astuccio, qui c'è un porta iPad, un altro borsellino, un porta occhiali, questo è davvero utilissimo, e perché no, anche un porta penne, che può diventare anche un porta uncinetto. Se vogliamo andare poi su qualcosa di più elaborato, abbiamo anche delle borse click clack, oppure un bellissimo porta oggetti come questo. Ha una misura molto importante questo, perché è un 23x18x9 con tutta la zip intorno, addirittura la doppia zip, oppure il famoso porta tablet, che così voi su questo potete tranquillamente farvi un qualcosa per voi e avere sempre protetto e custodito il vostro tablet. Poi, per chi davvero vuole esagerare, abbiamo anche le borse come questa, che è una borsa 43x13x26 con le zip, come vedete tutto l'articolo. In più c'è anche il fondo, e una cosa davvero bella è lo zainetto. Come vedete ci sono anche le due bretelle e in più il fondo. E come avete visto, davvero questi prodotti sono studiati nel minimo dettaglio, dal filo al bottone, alla tipologia di carta modello, al tessuto, avete tutto qua dentro per poter creare il vostro patchwork e magari anche poterlo regalare oppure farlo fare. Io come sempre vi invito, se vi è piaciuto questo video, anche se non è stato proprio un come fare, ma più che altro vi ho fatto vedere come lo dovete fare. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, seguiteci su tutti i canali social, su YouTube, su Facebook, TikTok e anche sul blog Meglio di Maglia, perché ci sono delle novità in arrivo, come sempre, perché Tessiland vi stupisce sempre con queste tantissime novità. E io spero presto di potervi fare qualche video anche per Natale. Adesso dobbiamo però correre. Mi raccomando, io con i miei tantissimi patchwork vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!